No, già il grazie Presidente, il relatore Piva ricordava la ragione vera di questa legge. Quest'Aula ha abolito nella sessione di semplificazione dello scorso dicembre, assieme ad una serie di leggi e di provvedimenti che non venivano finanziati, alcuni da qualche anno, anche la legge 45 del 1994, che appunto aveva come oggetto la tutela e la valorizzazione dei dialetti dell'Emilia-Romagna. È stata per molti una svista, sicuramente un errore, potremmo dire, per usare una parola appropriata, una patacchiata, uno sbaglio, e quindi con questa legge noi recuperiamo un'attenzione dovuta anche ai dialetti della nostra regione. Il professor Raffaello Baldini diceva che certe cose succedono solo in dialetto, ed è un'espressione profondamente vera, secondo me, e credo che nel momento in cui noi ci preoccupiamo e ci occupiamo del futuro di questa regione, di questo territorio, siamo tutti proiettati in avanti a immaginare una nuova fase di sviluppo, un nuovo modello anche di sviluppo, bisogna che queste cose che succedono solo in dialetto le recuperiamo, non le perdiamo per strada, perché è vero che se non ci ricordiamo di chi siamo figli, da dove veniamo, è difficile, anzi è impossibile, immaginare e programmare il nostro futuro e un futuro. Quindi questo è il senso vero di questa legge. La legge precedente aveva dei limiti, soprattutto finanziari. Io guardavo che in 20 anni sono stati stanziati appena 350.000 euro a sostegno di quel provvedimento. Quindi, e il problema è anche che questi finanziamenti erano saltuari, irregolari, non continuativi. Quindi abbiamo la necessità, è chiaro, 50.000 euro sono pochi, però ripartiamo. È importante dare comunque, irrobustire la dotazione finanziaria e dare continuità a questi finanziamenti. Era una legge, quella precedente, anche forse eccessivamente burocratica, quindi c'è un tentativo, come ricordava anche il consigliere Pollastri, che ha ben esaminato e studiato l'articolato, di semplificare anche l'utilizzo e la messa a disposizione di queste risorse. La novità sostanziale della legge è l'istituzione del Comitato Scientifico Regionale Consultivo. Badate bene, non si tratta di una complicazione che sarebbe contraddittorio rispetto all'obiettivo che ho appena indicato e sottolineato, ma costituire questo comitato, che è a costo zero per la collettività, ci mette in condizione di avere un interlocutore regionale chiaramente qualificato e rappresentativo di tutti i territori, perché è vero che ci sono i dialetti in Emilia-Romagna, non c'è una sola lingua, sono tante espressioni, tanti dialetti, e quindi avere questa struttura riconosciuta per legge con cui potersi relazionare è importante per, da una parte, non dimenticarci di finanziare la legge. Ci penseranno loro a ricordarcelo, e qui voglio ringraziare in particolar modo il professor Bellosi, col quale a nome anche della maggioranza mi sono relazionato per recuperare appunto a questo errore che avevamo commesso e rimettere in campo una progettazione sui dialetti. Quindi sicuramente questi non mancheranno di sollecitarci, e soprattutto avremo modo di semplificare anche le programmazioni, perché non è opportuno disperdere le poche comunque risorse che ad oggi sono disponibili. Quindi noi sosteniamo convintamente questo provvedimento per queste ragioni.